Prima di tutto permettetemi, colgo l'occasione, io voglio fare i complimenti a chi ha ideato questo progetto dell'Academy, perché penso che sia una strada da percorrere che all'estero già percorrono da anni. Questa è una grande idea, per cui davvero voglio fare i complimenti a chi l'ha pensata, a chi l'ha messa in atto, a chi la sta portando avanti e per il campionato che stanno facendo. Il secondo complimento, permettetemelo, va alla mia squadra, perché è venuta a Cagliari, come avete visto, senza Melvin Johnson, su un campo in cui per il momento aveva vinto solo una squadra, e ha giocato una partita non di grande qualità, come per esempio era stata l'ultima in casa con Scafati, nonostante paradossalmente il fatturato dica l'opposto, ma ha giocato una partita caparbia, senza mai scomporsi anche nei momenti più difficili, riuscendo a fasi alterne a percorrere gli obiettivi che ci eravamo dati per attaccare questa squadra, ma è riuscita, secondo me, con grande lucidità a giocare il ritmo di partita che volevamo. Poche, onestamente, sono state le scorribande concesse a Cagliari in campo aperto, che è molto molto brava a sfruttare, e di nuovo sottolineo, anche nei momenti più difficili in trasferta è riuscita a non scomporsi mai e sempre a trovare una giocata che fosse offensiva o difensiva che ci rimetteva subito in carreggiata. Di questo voglio complimentarmi con loro, perché a inizio stagione non eravamo così, a inizio stagione non vincevamo il fatturato a rimbalzo, e questo è sinonimo di grande attenzione, perché a livello di fisicità onestamente siamo sempre quelli. È una squadra che sta riducendo il numero di palle perse, sta alzando il numero degli assist, e questo significa che stiamo sempre giocando un pochino di più a pallacanestro. Ripeto, questa sera come qualità un pochino meno bene rispetto all'ultima uscita, ma grande solidità mentale venendo qui, ripeto, senza la nostra esterno americano. Davvero voglio complimentarmi con loro.